La presentazione della Carta dei Valori Conservatori è stata l'occasione che nella giornata di giovedì ha visto riunirsi gli eurodeputati del gruppo ECR a Subiaco, poco fuori Roma. La città simbolo delle memorie benedettine ha fatto da cornice all'evento che puntava soprattutto a sottolineare il legame tra il santo che con la sua regola ha contribuito a preservare la tradizione classica e i principi del conservatorismo europeo. E con i sondaggi a favore in gran parte d'Europa, il manifesto ha segnato una tappa decisiva nella corsa alle elezioni europee. Gli errori commessi dalle istituzioni europee negli ultimi 5 anni hanno generato una reazione avversa. È la riscossa del buon senso che noi auspicavamo, che si è già manifestata attraverso tutte le elezioni nazionali che si sono svolte negli ultimi 5 anni. Presenti diversi eurodeputati dei vari partiti del gruppo, tra cui una delegazione spagnola di Vox, secondo cui la condivisione di valori supera le differenze. We can unite many parties that have differences, but if we have a common core values, we can cooperate and we can be the strongest group in the European Parliament. Maybe not in this legislature, in the next legislature, sure. Per il co-presidente di ECR Procaccini, tutto ciò è possibile anche con il partito di Viktor Orban. Ha approvato tutte le sanzioni che sono state fatte al regime russo, che ha sostenuto il finanziamento della resistenza della popolazione ucraina. Ovviamente ha anche un suo punto di vista, ma comunque ha dimostrato di essere compatibile con l'architettura europea. Oggi chi vuole in qualche modo demonizzarlo lo fa semplicemente strumentalmente perché ne ha bisogno di separare il campo avverso per poter vincere. Ma soprattutto le prossime elezioni per l'eurodeputato di Fratelli d'Italia rappresentano un momento storico per l'Italia, con Giorgia Meloni sia capo del gruppo ECR che del governo. Giorgia Orlandi, Euronews, Subiaco.